ad inaugurare i dialoghi di Trani. Do innanzitutto il benvenuto a tutti voi e sono felice di poter anche quest'anno inaugurare la nona edizione dei dialoghi di Trani, che come ripetiamo spesso è una sfida, una scommessa culturale che ogni anno si rinnova e che ogni anno ci costa qualche fatica in più, ma è sempre accompagnata dall'entusiasmo e dalla passione. Quest'anno le difficoltà economiche note a tutti, sulle quali non vorrò soffermarmi a lungo, ma soltanto per ricordare che questa edizione appunto ha fatto i conti anche con queste difficoltà dovute alla mancanza di erogazione dei finanziamenti regionali per il patto di stabilità del quale avete sentito parlare, nonostante il grande sostegno alla manifestazione che dà l'assessorato al Mediterraneo, cultura e turismo di Silvia Godelli, la regione Puglia rappresentata dal presidente Vendola. E questa edizione è stato possibile fare comunque questa edizione grazie al sostegno e all'anticipo del Comune di Trani, che qui vorrei ringraziare innanzitutto. Grazie al Comune di Trani abbiamo potuto fare comunque questa manifestazione e ringrazio quindi molto per questo il sindaco Giuseppe Tarantini, che c'è sempre vicino e che crede nei dialoghi di Trani, come il nostro assessore alla cultura Andrea Lovato, e anche gli altri assessori che ci hanno dato una mano concretamente, l'assessore Paolillo, l'assessore Scagliarini e la dottoressa Dettori, che ha dimostrato che la macchina burocratica può funzionare anche in maniera molto veloce e efficiente, quindi un esempio di buona amministrazione. E voglio ringraziare anche qui tutte le persone a me vicine che, nonostante tutte le difficoltà, hanno voluto fare questa edizione dei dialoghi di Trani, e quindi le voglio nominare oggi: Fabiola Diana, Emilia Cosentino, Rosanna Gaeta, Mariangela Martino, Chiara Lovecchio, Milli Corallo, Gianni Strippoli, tutti quelli che agiscono dietro le quinte ma poi in primo piano per risolvere difficoltà e problemi. E un ringraziamento va, anche se non è presente qui materialmente, all'avvocato Nicola Giorgino, sindaco di Andria e vicepresidente della provincia, neoprovincia BAT, che anche lui ci è stato molto vicino e ci ha aiutato a superare momenti difficili e è diventato un amico dei dialoghi in modo personale. E ringrazio ancora tutti gli sponsor che vedete sulla brochure e che, nonostante i tempi duri, hanno dato il loro contributo, vogliono continuare ad essere presenti sulla brochure dei dialoghi. Anche qui sento di volerli ricordare e citare personalmente: Palazzo Pugliese, l'impresa edilizia di Giuseppe Veronico, l'azienda agricola biodinamica Cefalicchio di Fabrizio Rossi, il gruppo Sidan, Alberto Corallo, Aurelio Mazzone, Pacciamama, Pompilia Fuzio, GL, l'Hotel Regio, il Moscato di Trani Doc di Nunez, Emanuela Campana, la CS e poi tutti gli amici dei dialoghi, tra cui ci sono anche due istituti scolastici: l'Istituto Tecnico Industriale Fermi di Barletta, che ci ha messo a disposizione una equip che seguirà dal punto di vista informatico i dialoghi di Trani, e l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Bovio di Trani, che con la presenza delle sue hostess rende più agevole il funzionamento dei dialoghi. E tra gli amici dei dialoghi, non in ultimo, cito il Rotary International Club di Trani, che ci dà ogni anno anche il suo sostegno economico. E ancora sono molte le persone che vorrei ringraziare. Il Circolo del Cinema di Norisi ha una presenza quest'anno importante nei dialoghi di Trani, con un evento che anche in questo caso è finanziato e curato dall'assessorato alla cultura del Comune di Trani, stasera l'incontro con Pupi Avati, Passioni di un regista. E ieri sera, come sapete, c'è stata l'anteprima dei dialoghi con un evento sempre promosso dall'assessorato alla cultura del Comune di Trani, lo spettacolo Lenor, che ha avuto un grandissimo successo e moltissimi non sono riusciti a vederlo, quindi forse varrà la pena di ripeterlo. Ecco, poi ringrazio tutti gli studenti, docenti, dirigenti che partecipano ogni anno
con molto entusiasmo ai dialoghi di Trani, e quest'anno potete vedere che la brochure è anche divisa in due parti. Una è proprio dedicata ai workshop, ai laboratori, alle iniziative che sono a cura delle scuole, tra cui anche gli spettacoli teatrali che si terranno sempre a Palazzo Quercia, da oggi pomeriggio a iniziare con lo spettacolo del liceo classico Medea, poi sabato e domenica sempre alle 19 a Palazzo Quercia. E quindi c'è una parte proprio dedicata alla iniziativa dei giovani, certo accompagnati dai docenti, dagli operatori culturali e sociali, ma a questo noi ci teniamo molto, che i dialoghi di Trani siano non solo un momento di ascolto, che è molto bello, di incontro con personalità del mondo della cultura, del giornalismo, della scienza a livello nazionale e internazionale, ma che siano anche un momento di creatività, di partecipazione attiva dei giovani. Questo ci siamo sforzati ogni anno di rendere più ricca questa parte, proprio perché io credo che i dialoghi vadano ricreati, reinventati ogni anno e magari anche portare all'acquisizione di professionalità o di idee, di possibilità che dopo i dialoghi trovano una loro forma di espressione. Questo è già successo e credo che spero continuerà ad accadere. Veniamo al tema di quest'anno, le passioni. Le passioni intese, abbiamo detto, come per noi potenzialità dell'essere, contro le passioni tristi, contro le passioni fredde che dominano un po' l'incontro sociale, la possibilità di riscoprire le passioni come forze attive. Dopo il crollo delle ideologie novecentesche, che certo ha lasciato per molti di noi terreno bruciato alle spalle, non solo a livello politico, anche culturale e umano, forse dopo anni un po' di riflusso, di ripiegamento su se stessi, è anche venuto il momento di ripensare alle modalità dell'agire in nome di passionalità che siano anche incontro tra un momento del sentire passionale, animato ancora dal pathos e non solo da un agire finalizzato ad uno scopo, no? Quella che si può dire una passione fredda, né una passione triste, no? Una passione invece che si intersechi, interagisca con le possibilità di attuare dei nuovi progetti. Ecco, e con questo augurio io do subito la parola alle autorità che oggi daranno il loro benvenuto, innanzitutto vorrei all'assessore Silvia Godelli. Padrone del castello, non è il sindaco. Padrone del castello è il ministero per i beni culturali. Ecco, noi avremmo forse voluto, ma allora, credo che è un atto da gentleman. Perfetto, prego assessore. Ok, rischiamo di passare la giornata a farci inchini e complimenti, ringrazio il sindaco, ma vorrei innanzitutto ringraziare i dialoghi. Ogni anno, sul finire dell'estate, sul principio della stagione lavorativa più intensa, ammesso che quella estiva lo sia di meno, io vengo qui a incontrare dialoghi, Trani, una città, un castello, un mare e, fatemelo dire, una speranza per il futuro. Per cui quando vengo qui in settembre, devo dire alle nostre amiche dei dialoghi, io riprendo forza e fiducia, anche perché ogni edizione, e forse più che mai l'edizione di quest'anno, è un inno alla civiltà, è un inno agli esseri umani nelle loro parti positive, nelle loro parti costruttive, nelle loro, fatemelo dire, utopie, questa parolaccia che non si utilizza più, in una visione in cui la tensione verso il futuro in qualche modo fa scomparire l'abitudine viziosa all'egoismo quotidiano, all'individualismo, alla lotta di tutti contro tutti, alla separazione, alla frammentazione sociale, e fa intravedere la possibilità in cui gli esseri umani siano un sodalizio,
un luogo in cui si coltivano positività, si pensa alla civiltà. Io ricordo sempre, l'avrò citato tutte le volte, purtroppo temo anche di ripetermi, ho un'età, perdonatemi, ma penso sempre a delle righe scritte all'inizio del Novecento in cui un gigante della cultura europea diceva: avevamo sperato in un nuovo futuro degli uomini, avevamo pensato a passeggiare per i corridoi dei musei della civiltà umana per ammirare opere e arti e per pensare a un domani di maggiore civiltà. E invece di nuovo la guerra ci è venuta incontro e ha frantumato le nostre speranze. Questo era nelle prime battute della prima guerra mondiale ed era Freud. Oggi fingiamo di non parlare di guerra, ma in realtà siamo circondati da infinite guerre, sicuramente quelle che ci appaiono un po', ma poco poco più lontane, veramente poco poco, dal Vicino Oriente al continente africano, all'Estremo Oriente e così via, che ci passano davanti agli occhi con le televisioni come se non fossimo noi, come se fosse qualcosa di altro, è come se il continente umano potesse avere delle distanze invalicabili di indifferenza. Ma poi ci sono le guerre vicine, quelle domiciliari, condominiali, anche nei condomini per la verità, ma condominiali nel senso che riguardano lo scontro dell'uomo contro l'altro uomo, del gruppo contro l'altro gruppo, di quelli che vengono rigettati in mare perché ci sembrano subumani, non meritevoli di tutela di diritti, non meritevoli di dimensioni di rispetto elementare di quello che è il valore della vita e della persona. È chiaro che mi sto riferendo ai migranti e voi sentirete parole importanti da chi ne difende i diritti fondamentali, Laura Boldrini, personalità internazionale ufficialissima che ci richiama alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini del mondo. Ma poi passione per la cultura, passione per la conoscenza, passione per l'etica, questa strana parola usata o bistrattata a seconda delle opportunità, l'etica che ha ispirato la grande storia degli esseri umani, dai primi grandi libri della civiltà, la Bibbia, fino ai giorni nostri, ha animato la grande intellettualità, ovvero la tensione degli esseri umani verso lo sviluppo, verso il progresso, verso la civiltà. Passioni. Non farò un lungo discorso, soltanto davvero un rapido commento animato da una passione positiva, la passione per i dialoghi di Trani, per questo itinerario che ormai è il quinto, il sesto anno che facciamo insieme. E naturalmente è molto più anziano, non mi sto sbagliando, lo so, è la passione mia che dice che questa città è diventata, veramente è diventata, un luogo speciale, una specie di faro della cultura, della civiltà e del dialogo. Questa città e questa terra, quest'area provinciale, l'ultima nata, non mi imbarco in questa questione, men che meno nel lunghissimo nome che ogni volta mi fa rischiare di fare errori, Barletta, Andrea, Trani, e se mi sbaglio, perché questo è un problema serio. Ma questa terra chiude dentro di sé delle questioni speciali, appunto stavo cercando di fare venire a sedere il sindaco di Andria, Giorgino, nonché vicepresidente della provincia. E questo posto un po' speciale, vi prego di riflettere. Trani è stata per tanti secoli la capitale culturale
del nostro territorio, soprattutto dal punto di vista giuridico, del diritto. E che cos'è il diritto? Se non la legge degli uomini, codificata per la prima volta in un grande mito, i 10 comandamenti fondamentali, che racchiudono millenni di anni fa quelli che sono gli elementi fondativi del sodalizio umano, della società. E Trani, grande erede del diritto, della lex, di quello che tiene insieme gli uomini, li regola, li fa condividere per poter andare avanti. Ma accanto a questo sguardo sul mare di uno dei più belli insediamenti storici, di uno dei borghi più belli del mondo forse, con una cattedrale che è un miracolo, ma non soltanto architettonicamente, ma anche nel suo insediamento, così com'è, col castello, col mare, col cielo, coi colori, un posto veramente straordinario, emozionante passione. Ma di fronte noi abbiamo il più famoso castello d'Italia, un castello che ha dentro di sé, nel suo DNA, nel suo disegno, l'elemento universale e simbolico della cultura e del dialogo, che è Castel del Monte. Potrei continuare, stiamo portando a Parigi nei prossimi giorni De Nittis, uno dei più grandi pittori italiani, e siamo ospiti di una grandissima istituzione, il Petit Palais. Allora, qui in un piccolo territorio, stranamente elevato a provincia, fatemi ironizzare un'altra volta, abbiamo dei nuclei culturali fondativi del nostro territorio, ma della cultura italiana, passione per la cultura. Ho finito. Io sono qui a vantare l'orgoglio della Puglia per la passione per la cultura e per la civiltà. In tempi in cui nel nostro paese, capitale culturale del mondo, i musei chiudono, le orchestre muoiono, gli artisti migrano, i cittadini del mondo vengono affogati in mare, io vanto con orgoglio la gloria di una terra che in tutte le sue città, in tutti i suoi luoghi e in tutte le sue anime vanta la passione per i diritti fondamentali degli uomini e alza questo vessillo. Auguri e dialoghi. Vorrei dare ora la parola alla dottoressa Margherita Pasquale, la direttrice del Castello Svevo di Trani, che ci consente ogni anno di svolgere qui i dialoghi sono legati al castello anche nel logo, quindi come è stato già detto il castello e i dialoghi sono un binomio inscindibile, speriamo. Do la parola a Margherita Pasquale. Grazie, buongiorno, benvenuti e credo di ripetere per l'undicesima volta quanto mi faccia piacere contribuire anche quest'anno all'inaugurazione di questa che è una delle manifestazioni più belle che si tengono annualmente in questo castello. Porto il saluto del direttore regionale, l'architetto Martinez, e del soprintendente, perché è davvero un piacere comune quello di accogliere nelle strutture del castello, e noi siamo partner in questa realizzazione, una manifestazione così importante, ma così piacevole in tutto ciò che la connota. È bello il titolo, Dialoghi. Giustamente la relatrice che mi ha così brillantemente preceduta ha fatto un excursus sui campi di guerra, no? Vicini e lontani. La parola dialoghi ispira la faccia.
se ci si siede a dialogare, ecco, vuol dire che si sta godendo di un momento di quiete. E la contemplazione, la riflessione hanno bisogno di questa quiete. Ecco, la parola dialoghi ispira questa quiete. Mi piace molto il fatto che si tenga qui, a Trani. E prima, no? Sempre la relatrice, che ho ascoltato con tanto piacere, la signora Godelli è stata veramente fantastica, ha fatto riferimento al fatto che Trani abbia un suo percorso giuridico importante. Ecco, il cortile di questo castello lo può testimoniare. Alle vostre spalle, l'ala nord del castello conterrà, se Dio vuole, una sala la più grande del castello, in cui ai tempi di Federico veniva amministrata la giustizia. L'ingresso a questa sala è segnato da tre mensole figurate. Dopo, adesso sono alle vostre spalle, dopo le potrete guardare con maggiore attenzione. Io le ho proprio di fronte e per me sono sempre motivo di serena contemplazione. Guardate, a destra sono raffigurati Adamo ed Eva presso l'albero della conoscenza. A sinistra della porta vi è raffigurata l'Annunciazione. Questo connubio di elementi di natura sacra è sorprendente in un castello federiciano, perché queste sculture sono coeve alla realizzazione del castello. Il castello nasce per volontà di Federico II, tra parentesi, grande cultore di dialoghi filosofici, matematici, alla sua corte. Dunque nasce nel 1233, quindi queste sculture datano agli anni immediatamente successivi. Ora, perché ci fanno in un castello militare, perché il castello di Trani è un castello militare, delle sculture di carattere religioso? Perché Adamo ed Eva presso l'albero della conoscenza aprono l'Antico Testamento, li troviamo nel libro della Genesi, in riferimento alla Bibbia precedente, e l'altro invece inaugura il Nuovo Testamento con la venuta del Messia. In un castello militare che ci fanno? E invece qui a Trani hanno un ruolo importantissimo, proprio qui, solo qui lo troviamo, perché solo qui servono dal punto di vista sociale e politico, non soltanto religioso. Federico II non si poneva in quel momento problemi di natura religiosa, erano problemi politici e giuridici soprattutto quelli che si poneva. Federico II avrebbe di lì a poco creato un codice legislativo che è stato per secoli alla base del sistema giuridico europeo, le Costituzioni Melfitane. Già quelle da sole fanno di Federico lo stupor mundi di cui si è sempre parlato. E sapete perché? Mi riferisco ai ragazzi, perché gli adulti già lo sanno. Perché considera tutti i suoi sudditi sullo stesso livello, uomini, donne, occidentali, orientali, liberi, schiavi, saraceni, ebrei, ortodossi, non ortodossi. Scrive in una lettera diretta agli ebrei di Trani, anzi non è diretta agli ebrei, è diretta un po' a tutti i suoi sudditi, in particolare agli ebrei di Trani. I cristiani vengono in questa lettera definiti cristicoli, non cristiani, cristicoli, cioè veneratori di Cristo, così come gli altri sono veneratori di altro. E in questa lettera del 1221, vi invito a considerare, Federico ha soltanto 25 anni, è poco più grande di voi.
scrive in questa lettera dicendo che la sua giustizia, la giustizia imperiale, è per tutti i suoi sudditi, a qualunque credo appartengano. Siano essi cristiani, siano essi ebrei. Lo ribadisco, a Trani in maniera particolare, perché Trani è sede di una giudecca particolarmente forte. Dal punto di vista numerico, dal punto di vista economico, a Trani l'imperatore ha di fronte a sé un pubblico, diciamo così, metà cristiano e metà ebreo. Ecco perché ai lati della sala più importante del suo castello mette una scena dell'Antico Testamento in cui credono gli ebrei ed una scena del Nuovo Testamento in cui credono i cristiani, in base al principio della concordanza dell'Antico e del Nuovo Testamento, entrambi strumenti di salvezza, entrambi ispirati da Dio, per cui coloro che credono nell'uno e nell'altro, per l'imperatore, hanno lo stesso valore giuridico. Vi rendete conto della straordinaria grandezza di questo messaggio che abbiamo qui, nel castello di Trani, nel cortile del castello di Trani. Quindi invito i giovani tranesi ad amare questo castello anche per questa straordinaria modernità di un messaggio che sicuramente è frutto di dialoghi del passato, dialoghi ispirati alla sapienza, dialoghi ispirati al senso di giustizia, dialoghi ispirati alla conoscenza delle Sacre Scritture, e che fa davvero di questo castello un unicum. È anche per questo che sono orgogliosa di ospitare qui i dialoghi di Trani, perché continuano a portare avanti una tradizione secolare fatta di rapporti tra culture differenti. È questo che continua a verificarsi qui durante le bellissime giornate dei dialoghi. Rapporti tra culture differenti. Il tema di quest'anno poi è di straordinaria bellezza, perché è passione. L'anno scorso fu l'etica, questo senso altissimo delle cose. Quest'anno passioni, un qualche cosa che ognuno di noi sente. Bisogna provare passione per le cose, per qualunque cosa. Passione per il nostro lavoro, passione per quello che facciamo, per quello che siamo e per quello che abbiamo intorno a noi. Di una sola cosa abbiamo bisogno per essere felici, di qualche cosa che generi il nostro entusiasmo. Se avremo passione per quello in cui crediamo e per quello in cui facciamo, potremo essere felici, con tutte le menomazioni che ovviamente la vita quotidianamente ci impone. Ma la passione riuscirà a salvare sempre le nostre giornate e il nostro modo di vivere. E quell'augurio che faccio ad ognuno di voi, ai ragazzi e ai giovani soprattutto, che alla vita si affacciano. Quello che fate, fatelo con entusiasmo. Vi aiuterà moltissimo in qualunque momento della vostra giornata e della vostra vita. Grazie dell'attenzione. Ora vorrei dare la parola, dato che è arrivato, all'avvocato Nicola Giorgino, sindaco di Andria, vicepresidente della nostra provincia, amico dei dialoghi di Trani, che come ricordavo prima vogliamo ringraziare, abbiamo ringraziato in modo particolare per la sua vicinanza, per il suo sostegno a questa manifestazione. Grazie, scusatemi del ritardo, saluto tutti quanti i relatori e gli ospiti che sono qui presenti al tavolo, l'assessore Godelli e il sindaco di Trani e gli amici dei dialoghi di Trani. Sono qui in veste di vicepresidente della provincia, anche se magistralmente la professoressa Godelli ha tracciato le linee di queste tre identità che uniscono i tre comuni capoluogo, Andria, Trani e Barletta, uniti, guarda caso, anche da una stessa, diciamo, passione e da uno stesso intervento di Federico II, che ha unito queste tre città idealmente senza sapere quelli che potevano essere gli scenari futuri. Per cui credo che
la provincia Barletta Andria-Trani e il suo presidente, che si scusa per non essere qui presente, ma purtroppo la concomitanza del consiglio provinciale con importanti argomenti all'ordine del giorno impedisce di essere qui presente fisicamente, ha senz'altro sostenuto ancora una volta questa iniziativa di dialoghi di Trani. Questa volta abbiamo un anno di vita dall'insediamento e quindi avevamo avuto la possibilità un attimino di organizzarci meglio per poter sostenere questo genere di iniziative che riteniamo importantissime. La mia personale sensibilità personale mi ha portato a impegnarmi perché questo avvenisse, perché sono fortemente convinto che queste manifestazioni non solo debbano essere sostenute, ma debbano essere anche strutturate in modo tale da darne una continuità perenne, soprattutto perché servono ad elevare il livello culturale di un territorio e soprattutto servono anche a soffermarci su alcune cose che vengono molto spesso travolte dalla nostra quotidianità. Dialoghi e passioni sono due concetti che molto spesso ci inducono a fare delle riflessioni e che invece troviamo in controtendenza rispetto a quello che accade nel mondo, come giustamente diceva l'assessore Godelli. La passione del sapere, che di per sé ci fa elevare da quello che la quotidianità ci offre, ci invita invece a fare delle riflessioni importanti e soprattutto ci invita a far sì che chi ha ruoli istituzionali importanti, che magari ha una passione per la politica, ha una passione per il servizio, ha una passione per la comunità, deve porsi in riferimento e con uno spirito che deve servire a far elevare un territorio. Credo che questo sia l'obiettivo che un'amministrazione provinciale debba perseguire, che unisce tante identità, 10 comuni, è un territorio che non è tanto piccolo, è vasto da un punto di vista della strutturazione geografica e della popolazione, ma che può fornire tanti spunti. A me fa piacere che questa manifestazione si consumi all'interno di un luogo storico come il Castello Svevo, perché Federico II, è stato ricordato prima dalla direttrice, lo Stupor Mundi ha unito cultura, religione, scienza, sapere, che serve, credo, ogni giorno ad iniettare, se tutti quanti fanno un piccolo sforzo, i semi della conoscenza contro le brutture del mondo. D'altra parte, prima la professoressa Godelli diceva che Federico II effettivamente è stato un antesignano di quelli che erano gli strumenti giuridici che poi nell'evoluzione naturale hanno accompagnato una storia democratica perlomeno di una parte importante della nostra umanità. E allora mi piace lanciare un'idea, non so se può essere condivisa, che abbraccia l'intero territorio ma che accompagna idealmente quello che ha costruito Federico II. Atteso che le tavole di Federico II sono state le prime tavole giuridiche della storia dell'umanità, io penso che in questo territorio, piccolo o grande che sia da un punto di vista geografico, ma ricco culturalmente, soprattutto dalla voglia di sapere e di conoscere, insieme, senza alcuna distinzione, possiamo lanciare una grande manifestazione, dalle tavole di Federico alla Costituzione moderna, in modo da abbracciare i tre castelli, le tre città, in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, in modo da dimostrare che qui, da questa piccola terra, da questo piccolo territorio, è nato e sono nate degli importanti strumenti giuridici che hanno accompagnato la vita democratica del nostro Paese. Per cui la provincia sarà sempre vicina ai dialoghi di Trani, a queste manifestazioni, e cerchiamo di strutturare il tutto in modo da poter implementare quelle che sono le funzioni e sono soprattutto l'offerta culturale che questo territorio può dare. Sono sicuro che Pinuccio Tarantini, con la sua sensibilità, sarà senz'altro d'accordo come sindaco di Trani e cercheremo di coinvolgere l'intera comunità per far sì che questo risultato si possa raggiungere. Auguri e dialoghi. Ringrazio l'avvocato Giorgino anche per questa bellissima idea che dovrà essere ripresa. E ora do la parola al professore Andrea Lovato, amico e assessore alla cultura della città di Trani, che, come già ho ricordato prima, è stato promotore di alcune iniziative specifiche all'interno dei dialoghi di Trani e anche di una in particolare domenica sulla passione storica. Professor Lovato. Grazie Lucia. Grazie a tutti coloro che hanno parlato prima di me, perché già da queste idee
che sono state espresse c'è veramente motivo di riflessione, a cominciare da quello che diceva l'avvocato Giorgino, di questa, diciamo, bellissima iniziativa culturale, che peraltro troverà riscontro anche in una iniziativa, anzi approfitto per già darne una prima comunicazione, un'iniziativa in collaborazione con una fondazione di Andria e promossa dagli assessorati alla cultura di Trani, Barletta e Andria, appunto, proprio per dare un segnale di unità della provincia alla ricerca e alla riscoperta delle comuni radici storiche, culturali, economiche, perché questo territorio ha una sua ragionevolezza intrinseca, non è una provincia che nasce soltanto dal disegno politico di alcuni uomini, nasce invece da, come espressione di esigenze, di problemi, di istanze comuni, di passioni comuni. E poi volevo, sempre riagganciandomi a quello che è stato detto dalla professoressa Godelli, ricordare come anche il diritto, per quanto sembri una materia fredda e arida, in realtà è stato un territorio di grande passione. Ci sono stati degli autori che, diciamo, hanno denominato tutta la riflessione giuridica che hanno svolto nella loro esistenza come la lotta per il diritto. Ricordo Rudolf von Jhering, fu un grande sostenitore di questa lotta incessante, e dietro la lotta vi è naturalmente la passione della lotta, specie, diciamo, quando in questi casi incanalati verso una direzione di conquista di civiltà giuridica, che all'epoca era all'epoca stiamo parlando nell'Ottocento, erano dei bisogni fortemente avvertiti, in un'epoca in cui si parlava di grandi codificazioni, della necessità di conquistare delle carte costituzionali e quant'altro. Quindi ci addentriamo da oggi, ma abbiamo cominciato anche ieri e per altri due giorni, ci addentriamo nel territorio delle passioni, come è stato detto. Passioni naturalmente hanno sfaccettature infinite, può essere la passione spirituale, come sarà anche, diciamo, un tema che sarà esplorato, può essere la passione per il cinema, per il jazz, come avverrà stasera con il maestro Pupi Avati. In realtà alla base di tutto vi è la passione per la comunicazione. Io ricordo che c'è stato qualche giorno fa a Trani un altro evento culturale di spessore come Trani Film Festival, e c'era un cortometraggio che mi colpì particolarmente perché non riuscivo a comprendere bene la ratio. C'era un uomo che cercava di aggiustare insieme i pezzi di un mangianastri per fare una cassetta, e poi si scopre che questa cassetta, diciamo, con il mangianastri la mette un manichino e comunica col manichino. C'era un padre che cercava disperatamente di comunicare col figlio che era in fin di vita, e alla fine immagina di poter ascoltare la voce. C'erano tante situazioni paradossali di cui non si riusciva a capire la ratio, fin quando compare una scritta in sovraimpressione rispetto alla pellicola, e la frase diceva: il bisogno di comunicare supera ogni ostacolo. E questo è bellissimo, perché l'uomo ha bisogno di comunicare. In questo è la lezione di civiltà e di civismo che tanta letteratura e tanti studiosi hanno sempre dato, e che realizzano grandemente e in maniera completa la definizione che Aristotele dava della passione. Aristotele diceva che la passione era il movimento dell'anima. Noi potremmo aggiungere che la passione è il movimento anche della mente. Però quello che è importante in questa frase non è dell'anima o della mente, è il movimento. La passione non può vivere nell'acqua stagnante, non può vivere quando i territori sono quelli delle certezze consolidate, quelli, diciamo, del riposo, del già definito e fissato e stabilito e consolidato per sempre. La passione vive laddove c'è il dubbio, c'è il problema, c'è l'incertezza, c'è l'inquietudine della ricerca, che porta l'uomo ad avere sempre più ansia e sete di conoscenza e a spingere oltre i propri orizzonti. Molti sono morti per questo. E vi sono poi delle grandi domande che l'umanità si è sempre chiesta e alla quale naturalmente nessuno di noi può rispondere. Dio esiste
oppure come diceva Primo Levi, Dio è morto con Auschwitz, ad Auschwitz con gli ebrei. È possibile l'incontro e non lo scontro tra civiltà. È possibile cercare veramente di risolvere, come alcuni grandi statisti stanno cercando di fare in tutto il mondo, di risolvere i grandi problemi della fame, della sete, della pace. Queste sono domande alle quali naturalmente noi non possiamo dare risposte, però ciascuno di noi può fare la sua parte, cercando anche nel proprio quotidiano, prima si ricordava la lite col vicino di casa, nel proprio quotidiano può costruire la pace, può costruire il dialogo e appunto la comunicazione. Io ricordo sempre, amo ricordare un grande scrittore bulgaro che ha scritto due libri a mio avviso importanti, e concludo, uno è La letteratura in pericolo e l'altro è Memoria del male, tentazione del bene, questo è Todorov, Svetan Todorov. Qual è il male di cui occorre bisogna avere memoria? Il male è quello che ha attraversato il Novecento con i campi di concentramento, con i gulag, e da quel male noi dobbiamo imparare per avere finalmente la tentazione del bene. E certamente per questo ci vuole passione. E allora buone passioni a tutti. Grazie Andrea per queste belle parole. E adesso vorrei dare la parola al professor Pasquale Guaragnella, preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Bari. L'Università di Bari dà il patrocinio alla manifestazione e ogni anno cerchiamo di approfondire questa collaborazione con l'università più grande, più vicina del nostro territorio. Allora, intanto io vi porto il saluto del Rettore che, così come lo scorso anno, anche quest'anno è impegnato nella conferenza dei Rettori, diciamo, a risolvere i problemi delicati dell'Università italiana. Sono problemi delicati che si associano a quelli delle amministrazioni comunali, delle istituzioni, per cui, per dirla in parole molto semplici, dovremmo usare quella famosa espressione, sono tempi difficili. Essendo tempi difficili si richiede da parte di tutti, diciamo, una dose forte di coraggio, come è stato detto, una dose forte di entusiasmo. E a questo proposito dovrei dirvi, mi è stato chiesto di accennare ad uno degli elementi costitutivi di una vita giovanile, dunque in rapporto alla scuola, in rapporto anche all'università, dovrei dirvi che a questo proposito più delle idee astratte, diciamo, dovrebbero valere in questo caso i comportamenti concreti. Un professore può dire, diciamo, ad uno studente, ai suoi studenti, bisogna studiare. E poi, se lo studente si guardasse intorno, allora vedrebbe che oggi probabilmente questa società premia esattamente tutto quello che non ha comportato il sacrificio, non ha comportato lo studio, non ha comportato l'impegno. Per cui lo studente dice: ma il professore che cosa mi sta dicendo? E qui bisogna fare un salto. E cioè quello che il buonsenso forse, o la saggezza, che vale ancora più del buonsenso, può insegnarci, che valgono i comportamenti concreti. Un comportamento concreto, una testimonianza, vale più di mille parole. E visto che è stato fatto un nome fatidico che molte volte ricorre nelle esperienze scolastiche dell'ultimo anno, che è quello di Levi, e allora io di Primo Levi vorrei raccontarvi questo breve episodio che forse è testimonio di una passione reale. C'è l'undicesimo capitolo di Se questo è un uomo, che ci racconta questo fatto. Levi può allontanarsi dal lager insieme con un collega francese, perché devono farsi 5 chilometri per andare a raccogliere le minestre per il rancio da distribuire nel lager.
e sono Levi ed un francese. E questo francese, in questo percorso che devo, questo lungo percorso che devono fare a piedi, gli dice: perché non mi insegni, l'ho già imparato nel passato, un po' di lingua italiana? E Levi comincia a dire un po' di parole italiane e poi dice: che cosa faccio adesso? E gli recito il 23° canto dell'Inferno, il famoso canto dell'Ulisse, e comincia a recitare, in modo che il francese, sentendo la musica delle parole italiane, possa apprendere questa lingua. Il francese resta incantato. E poi ad un certo punto Levi si inceppa perché non ricorda più le parole. E dice, fa questa riflessione: avrei dato tutto il mio arancio pur di ricordare queste parole e concludere questa mia bella recitazione. Allora le cose vanno un po' contestualizzate. C'è una persona che sta quasi morendo di fame, dichiara, questo è un elemento di passione concreta, di dare il suo arancio per appunto dirgli del gusto della sua sete di conoscenza, della sua passione di conoscenza, e dargli tutto il racconto del canto di Ulisse. E qui vorrei fare una sottolineatura. Si è detto delle passioni, oggi, insomma, se dovessimo proprio soffermarci sul termine, nella migliore delle ipotesi le nostre possono essere le passioni temperate, perché queste non sono i tempi delle grandi passioni calde. Quindi i tempi delle grandi passioni calde sono stati nel passato, e già il nostro Leopardi diceva che la modernità è tempo di passioni temperate, quindi raggiungere le passioni calde, figuriamoci. E quando nel Novecento si sono raggiunte le passioni calde, poi ci sono stati grandi disastri e le grandi catastrofi, e queste possiamo in qualsiasi momento oggi incrociarle nuovamente, perché basta che un parroco americano dichiari di bruciare il Corano e allora si mette in moto tutto il meccanismo. E in questo contesto, e vado rapidamente alla conclusione, come deve muoversi un giovane? E penso di prefigurare, diciamo, non il destino, perché sarebbe presuntuoso da parte mia, ma la storia, almeno le vicende, anche dei giovani che sono qui presenti, si iscriveranno all'università. E qui c'è una università che si muove difficoltosamente in questo territorio. Io immagino, diciamo, una vicenda che sia accompagnata dalle parole che sono state pronunciate, in cui ci sono due elementi, cioè quella passione concreta per lo studio che ho voluto segnalare alla vostra attenzione, e poi il confronto e il dialogo. Io immagino che oggi uno studente, oltre che conoscere sempre meglio la lingua italiana, debba avere come lingua della comunicazione l'anglo-americano e si misuri e si confronti con altre esperienze. E c'è un elemento di passione a questo proposito. L'elemento di passione è data dalla sfida del confronto con gli altri. E allora, noi che stiamo sentendo in questi giorni, soprattutto da parte di soggetti sociali e soggetti politici che stanno sempre pronti a darci, talvolta offendendoci anche di essere dei cialtroni, ecco, come abbiamo sentito quest'estate, io vorrei che allora la risposta fosse quella che è stata già richiamata dagli interventi precedenti, e cioè che noi dessimo e riuscissimo a dare il meglio di noi stessi, il meglio di noi stessi. E il meglio di noi stessi significa, per esempio, per un meridionale, il senso dell'ospitalità, il senso della cordialità. E se andiamo all'origine della parola, c'è, allora, e chiudo, le idee astratte non valgono niente se non c'è il cuore, appunto. Allora questo deve essere un forte elemento su cui far leva, perché in termini passionali ci si liberi progressivamente, ma di quei vizi e di quei difetti che noi meridionali ogni tanto esibiamo e che costituiscono, diciamo,
un elemento di freno di cui finalmente ci si possa passionalmente liberarci. Grazie. Ringrazio Pasquale Guaragnella per aver ricordato quell'episodio di Primo Levi, e questo mi ricorda anche, voglio dirlo, quest'anno sapete il premio Nobel è stato dato ad una scrittrice rumeno-tedesca, Herta Müller, che ha raccontato un'altra esperienza devastante e non tanto conosciuta, quella dei lager sovietici. I lager sono stati disseminati in Europa, quindi è vero quello che ha detto il professor Guaragnella, ahimè le passioni ideologiche hanno seminato nel Novecento distruzione, però io credo che si possano riscoprire delle passioni un po' più calde di quelle temperate, perché altrimenti poi c'è così, soprattutto per questo pubblico di giovani, perché se i giovani non hanno una passione temperata sono un po' preoccupata. Bene, volevo ora dare la parola al dottor Leonetti, perché quest'anno abbiamo la presenza anche ai dialoghi di Trani di Telethon e della Banca BNL. È una presenza importante per i dialoghi di Trani. Grazie, volevo ringraziarvi per questa grande opportunità per noi, che, per essere presenti qui quest'anno, per far sapere che Telethon non è solamente la manifestazione televisiva, ma raccogliamo durante tutto l'anno. Noi il progetto di BNL, la partnership di BNL con Telethon è il più importante progetto di fundraising, che per noi significa insegnare a donare, a partecipare a un ideale. E in questi oltre 18 anni BNL ha raccolto la metà delle intere donazioni, quindi oltre quasi 200 milioni. E noi partecipiamo con passione, ecco perché siamo qui, perché anche noi partecipiamo con passione a questo progetto. La banca è aperta nei giorni finali della maratona, sia il venerdì che il sabato, lavoriamo, 17.000 dipendenti partecipano con passione senza essere pagati. Quindi noi ringraziamo questa grande opportunità di farci incontrare tante persone, specialmente i ragazzi con cui prima abbiamo avuto anche un piccolo incontro, perché noi interessa fare anche formazione, non solo raccogliere, che chiaramente è una cosa molto importante, perché purtroppo mancando i fondi per la ricerca e rivolgendosi il Telethon alle malattie genetiche, che sono quelle conosciute oltre 6.000, alcune molto rare, le case farmaceutiche non hanno alcun interesse a finanziare questa ricerca, per cui interviene Telethon, che raggruppa le associazioni. Alcune associazioni sono formate solo dai genitori del malato, per cui non hanno nessuna forza. Insieme con Telethon si raccolgono tanti soldi. Il presidente ora l'ha portato in Italia Susanna Agnelli nel 1990, poi dopo la scomparsa dell'Agnelli il presidente è Montezemolo, e per cui che si dà molto da fare. Sulle Ferrari di Formula 1, come dicevo prima ai ragazzi, c'è il logo Telethon per andare sempre avanti, andare di corsa, raccogliere e arrivare dappertutto. E, ieri sentivo, prima del bellissimo spettacolo a Palazzo Quercia, dello spettacolo Lenor, che le passioni producono cose tangibili, e quindi anche la passione per la solidarietà, che quest'anno per la prima volta è con i dialoghi di Trani, la passione per la solidarietà dà felicità, perché aiutare il prossimo, aiutare la ricerca ci rende felici, soddisfatti. Quindi noi siamo presenti con la nostra postazione, con i salvaranai, anche una piccola donazione se possibile aiuta la ricerca, e comunque la BNL per tutto l'anno raccoglie fondi per Telethon. Grazie, ringrazio tutti per questa grossissima opportunità, grazie. E ora la parola conclusiva al nostro primo cittadino, il sindaco di Trani, Giuseppe Tarantini. Rivolgo
rivolgo il mio saluto a tutti voi e in particolar modo agli ospiti della nostra città, all'assessore Godelli, al collega sindaco di Andria Nicola Giorgino. E rivolgo un pensiero particolarmente grato, se mi permette, assessore, a lei stamattina, perché a proposito di passioni, chi ha una determinata passione, che è un certo tipo di affettività per la propria città, non può sentirsi davvero felice nel sentirla definire faro culturale della nostra regione. Io voglio esprimerle questa mia gratitudine stamattina, non tanto per un fatto di empatia, ma perché credo, conoscendola, che lei abbia espresso questo giudizio con cognizione di causa. Ha citato determinate iniziative che nella nostra città si svolgono. Io misuro la valenza di queste iniziative dal numero delle presenze sue nella nostra città, perché se lei viene qui evidentemente è perché abbiamo fatto qualche cosa di buono. E devo dire che il grande investimento che abbiamo fatto a Trani in questi ultimi anni nelle iniziative che favoriscano il turismo culturale è un investimento che dà dei risultati non soltanto in termini di complimenti da parte dell'assessore regionale, ma anche in termini di presenze e di sempre maggiore attenzione nei confronti della nostra Trani. Di questo siamo particolarmente fieri, siamo particolarmente orgogliosi, perché devo dire che i dialoghi di Trani, che sono il motivo per cui oggi siamo qui, che è una brillantissima iniziativa che si ripete per la nona volta nella nostra città e che io ho avuto il piacere e l'onore di vivere da sindaco per 8 di queste 9 edizioni, ha vissuto in tutti questi anni una sorta di parabola che, se 9 anni fa la portavano ad essere quasi uno splendido caso isolato nel panorama culturale della città, oggi invece devo dire che i dialoghi di Trani sono una perla inserita però in un collier, perché in tutti questi anni abbiamo cercato di fare delle cose anche piuttosto importanti. Si riferiva prima a un'iniziativa che è diventata ormai abitudinaria, che è quella della settimana della cultura ebraica. In questa città noi abbiamo restituito nel 2006 la sinagoga di Scolanova alla fruizione della rinata comunità ebraica, e così facendo abbiamo consentito che il concetto che da sempre hanno esaltato i dialoghi, cioè il concetto della convivenza, il concetto del confronto, il concetto della pacifica coesistenza, viene resa plasticamente nel centro storico di Trani dalla presenza contemporanea di una delle più importanti chiese cattoliche, ovviamente si riferiva prima l'assessore Godelli alla nostra cattedrale, ad una chiesa di culto cristiano ortodosso, che è la vecchia chiesa di San Martino, alla sinagoga di Scolanova e ad un luogo di culto, che non so se si possa definire moschea, che anche i cittadini di fede musulmana si sono organizzati ad avere appunto nel nostro centro storico. Questo credo sia un elemento culturale di grande pregnanza che vive 365 giorni all'anno e che dà un po' l'espressione di quale sia il clima che per fortuna si respira in questa città. Tutti convivono pacificamente, lo fanno confrontandosi e scambiandosi evidentemente un po' un pezzetto della loro anima e delle loro passioni, ovviamente nel rispetto però delle regole, nel rispetto della legge, così come è dovuto che sia. Un clima questo, oggettivamente, che trova le sue manifestazioni anche in episodi che possono sembrare superficiali, ma che in realtà poi non lo sono, perché il clima di una città coinvolge anche, lo dico con il massimo rispetto possibile, un po' tutte le istituzioni che ad essa fanno riferimento. E questa estate, in cui abbiamo avuto un avvenimento culturale secondo me molto importante, che è il recentissimo concerto di Elton John. Voi sapete Elton John essere uno dei più grandi artisti della musica pop rock internazionale, per la prima volta si è esibito in Puglia, è stato preceduto della musica, non la definiamo, perfetto, è stato preceduto da tutta una serie di interventi da parte anche di qualificati personaggi, da vescovi addirittura, che hanno cercato di osteggiare questo concerto perché si sarebbe dovuto tenere in determinate situazioni. Devo dire che il vescovo di Trani ha assunto invece un atteggiamento diverso, ricordando che la Chiesa Cattolica è innanzitutto accoglienza, e devo dire sono particolarmente orgoglioso del fatto che questo vescovo sia il vescovo di Trani,
perché proprio in quanto Ditrani, evidentemente, con questa sua espressione ha inteso, dal suo punto di vista, sottolineare qual è il clima, evidentemente, con il quale si vive in questa città. Ed è tutto evidente, quindi, che in una città che è stata culla del diritto, una città nella quale prima Nicola faceva riferimento ad un collegamento possibile ad un'iniziativa culturale che colleghi Federico II all'attuale Costituzione, io credo che sia opportuno ricordare una tappa intermedia, perché qui a Trani, come sapete, furono promulgati gli statuti marittimi, che sono anch'essi, primo codice della navigazione del mondo, anch'essi sono un esempio di pacifica convivenza, perché Simone De Brado, Angelo De Bramo e Nicola De Rogero, cioè i tre consoli in arte di mare che hanno redatto quel codice, erano i tre rappresentanti delle tre etnie che in quell'epoca erano presenti in città, quella normanna, quella longobarda e quella ebraica. Quindi evidentemente questo modo di fare, questo modo di pensare è insito nella natura della nostra città. I dialoghi quindi sono una ideale continuazione di questo spirito. E io, rivolgendomi a Lucia Perrone Capano, che chiamo così senza far precedere il suo nome dal suo titolo, ma non con meno deferenza di quanto dovrei, perché oltretutto è una cittadina benemerita, insignita del sigillo della città di Trani quest'estate, la ringrazio non tanto perché ha detto il Comune di Trani ha quest'anno sostenuto finanziariamente l'iniziativa, perché io credo che qualsiasi sindaco di Trani sarebbe sciocco se non sostenesse un'iniziativa di questo genere. La ringrazio innanzitutto perché con questa iniziativa, con l'iniziativa dei dialoghi, si sottolinea ancora una volta il carattere della nostra città. E se un merito devo dare, se mi permettete, all'amministrazione da me guidata, non è tanto quello di averla sostenuta economicamente l'iniziativa, ma quella di averla sostenuta con liberalità. Noi in tutti questi anni, credo Lucia lo possa confermare, non ci siamo mai permessi di interferire minimamente nelle scelte e nella maniera di condurre, nelle ispirazioni, nella scelta dei temi, nella scelta degli autori, nella scelta dei relatori, assolutamente no. Riteniamo che questo sia il compito di chi si professa liberale, ma di chi soprattutto lo deve essere nei fatti. E questo è un fatto importante perché, se parliamo di passioni, io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi di tutti voi, molti dei quali si sono rivolti proprio ai più giovani. Io non distinguerei fra passioni calde o fredde, distinguerei una gradazione, un grading, per usare un termine caro a noi medici, delle passioni che forse vale per ognuno di noi. Si dice con una espressione forse fin troppo conosciuta che si nasce incendiari per morire pompieri. Ogni passione rischia di fare rima un po' troppo con pulsione, alcune volte poi di fare rima addirittura con ossessione. Io credo che una capacità individuale di coltivare le proprie passioni, facendo in modo che non diventino mai una pulsione o addirittura una ossessione, sia la maniera giusta per affrontare tutto questo. Perché è facile dire ai ragazzi di oggi, quando noi eravamo giovani avevamo altri miti, avevamo altre situazioni, per entrare nel cuore dei giovani, parlo per quelli che la pensano come me, bisognava essere Jan Palach che si diede fuoco in una determinata circostanza, o bisognava essere il ragazzo che si mise davanti al carro armato di Tiananmen. Ci sono esempi anche, per carità, per chi non la pensa come me. Oggi invece, per diventare un mito, bisogna innanzitutto apparire in televisione, perché ciò che non appare in televisione non esiste. E questo bisogna dire. Se uno chiedesse, Lucia, chi ha vinto il premio Nobel per la medicina, io credo che pochissimi lo saprebbero, solo perché non appare in nessun talk show televisivo. E quando si appare in televisione poi bisogna cercare di farlo nella maniera più urlata e più violenta possibile. Non si ha spazio se non si urla, non si ha spazio se non ci si rende evidenti. Io credo che invece la passione che tutti dovremmo intraprendere è quella di fare in modo che si possa ritornare a coltivare passioni e a suscitare passioni, non necessariamente essendo truculenti. E allora ragazzi, con questo sentimento, buona passione a tutti e buoni dialoghi a tutti. Credo che queste parole siano state davvero importanti, perché hanno ricondotto alla misura della riconciliazione e dell'incontro, ecco, tra le culture e i punti di vista, che è quella dei dialoghi di Trani, che guida i dialoghi di Trani.
Ora entriamo nel vivo della manifestazione con il primo evento in programma, l'incontro con la scrittrice Silvia Avallone a colloquio con Antonella Gaeta sul suo romanzo Acciaio. Bene, a tra pochissimo.